Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Andiamo a vedere adesso la settimana dal 6 al 12 giugno. Andiamo a vedere queste due scelte col mazzo poi da mischiare così in diretta davanti a voi. Operate la vostra scelta, ve la faccio rivedere. E andiamo con il pandino. Facciamo una stesa un po'. Io mi piace cambiare le stese, soprattutto quelle degli interattivi. Ve l'ho già fatta, quella dei campi principali. Vi faccio un po'. Relax, bello. Per qualcuno di voi ci potrebbe essere un anticipo delle vacanze, per qualcuno di voi ci potrebbe essere nel fine settimana, oppure qualcuno che allunga questo ponte, diciamo, di giugno che c'è stato. Ci potrebbe essere stata una situazione in cui proprio non dico quasi di stanchezza accumulata, di preoccupazioni nella testa, per cui è arrivato un punto che c'è una saggia decisione di prendersi un po' di tempo, di andare in una spa, di fare una passeggiata nella natura, ma semplicemente anche di fare visita a qualche amico, un breve spostamento, un breve viaggio, anche compagnia con persone che ci vogliono bene, per fare chiacchiere, passeggiate, aperitivi, ma anche molto un viaggio all'aria aperta, al mare, in campagna, in montagna, nella natura, vedete voi. Dormire di più, dedicarsi a se stessi, andare dal parrucchiere, andare dall'estetista, iniziare una dieta, passeggiate, sport. Tutto ciò che ci fa stare bene, anche buon vino, buona tavola, compagnia di altri, anche in solitudine, anche questo per i single. Qui ci potrebbe essere, soprattutto se tu sei donna, una situazione per la quale noi tendiamo ad allontanarci. Ti potresti allontanare da una figura maschile o quantomeno prendere la pausa, le distanze nei confronti di una figura maschile. Quindi anche se sta a pensare che ha torto a ragione una determinata situazione. Ma si può essere stanchi, ecco qui è come se ci fosse, vedete, il contrasto tra un'energia litigiosa, di nervosismo, di battibecchi con qualcuno, anche di vostra ansia personale. Quindi di contrasto che cosa c'è? C'è l'esigenza, vedete queste carte come vanno di pari passo, il relax e il 9 di pentacoli, vedete qui c'è un gattino che si rilassa. Qui invece c'è una donna che si rilassa, si gode la vita, esattamente quello che ho detto all'inizio della stesa. Cioè, qui che cosa è di contrasto? Ma non di contrasto, cioè il problema quale sarebbe? Il fatto che probabilmente tu ti sei allontanato dal tuo benessere. Cioè, qui troppi problemi ci sono stati, ma li lasciamo al passato. Anche questioni economiche da risolvere, perché vedete, qui che vengono dal passato. Questioni che riguardano soldi, beni materiali, il 10 di pentacoli, questioni finanziarie da mettere a posto, da sistemare, soldi che devo dare, soldi che devo ricevere, vendite da fare, da ricevere. Qui cosa ti dicono le carte? L'invito delle carte qual è? Molto brevemente. Le carte ti dicono sì, allenta un attimo, frena, prenditi un po' di giorni, un po' di tempo per dedicarti a te stessa. Vedete, la carta dice tutto, vedete. Nella natura, un buon vino, un buon piatto di pasta, un buon cibo, un libro. Vedete questa donna come sta bene? È proprio immersa nella natura, è lì che si legge il suo libro, non le manca niente e c'è anche un certo benestare. Vedete quanti denari ci sono sull'albero? Qui non bisogna indicare i denari soltanto come i soldi, i soldi, l'ossessione dei soldi, ma come benessere, come ho tutto ciò che mi serve per star bene. Quindi è proprio un invito a fare quello che c'è in questa carta. Prendi un libro, vai nella natura, prendi una bevanda fresca, un buon cibo, rilassati e goditi un po' la vita. Questo ti dicono le carte. Stesa molto. Questa è veramente una stesa che. Ci sono delle stese in cui ci sono dei messaggi più particolari, dove magari va fatto un approfondimento. Il messaggio di questa stesa è veramente per tutti quelli che hanno scelto il panda. Non c'è molto da approfondire, c'è semplicemente da dire fai
Frena finalmente su tutti quelli che sono tutte le tue preoccupazioni, prenditi qualche giorno per te stessa. Per chi è in frequentazione, si iniziava ad instaurare un rapporto, chi ha avuto un matrimonio, una relazione, una situazione di coppia, qui c'è una donna che molto probabilmente, anche se qui si farà presente qualcuno, un ritorno dal passato, una donna dirà: aspetta, aspetta, aspetta. Metterà avanti, guardate, il suo benessere e si allontanerà da una certa situazione. Vedete, qui c'è anche, probabilmente ribadisco, un viaggio, un allontanamento, uno spostamento, ma qui proprio anche c'è una protezione dal cielo. Abbiamo le carte, abbiamo le stelle che sono delle carte bellissime, tra le stelle, il relax. Qui questi giorni che tu farai saranno veramente in protezione. Attenzione, una figura maschile. Qui non entri neanche nel merito se va bene o non va bene per me. Tu qui senti l'esigenza di allontanarti da una situazione che per il momento metterà in stand-by. Non so se si chiuderà del tutto con un uomo. Dove sta? Con un uomo. Questa persona ha anche molto un carattere molto, a volte poco sensibile, a volte rude. Tu qui dici: fate quello che volete, io adesso devo pensare a me stessa. Va bene? Questo per quanto riguarda la stesa del panda. Ok, allora, per chi invece ha scelto il papero, la solitudine, avevamo il relax, la solitudine, qui la carta lo dice. Qui se sei in coppia ti puoi allontanare da qualcuno, se sei single ti puoi stare, puoi anche apprezzare. Vediamo un pochettino le carte a venire quali sono. Sono carte positive o no? Qui solitudine, sola o solo. Questa settimana sarai sola o solo. E le carte come parlano? Bisogno di introspezione, allontanamento da qualcuno, comunque la solitudine, c'è poco da interpretare. Non ce la si fa più a litigare con qualcuno, non ce la si fa più a questionare, a battibeccare se ci sono due controparti, non ce la si fa più e c'è un disinteresse. Di base, vedete, c'è un argomento che non interessa più. Qualcosa che voi volete abbandonare, anche se c'è nella vostra vita, la volete abbandonare. Qui, ragazzi, c'è una chiusura. Mamma mia, come parlano le carte. Qui c'è la fine di un rapporto. Niente, ragazzi, qui c'è la fine di un rapporto. Che non si vorrà riprendere. Qui c'è la fine di un rapporto che tu non vorrai riprendere e che forse se ci dovesse essere un minimo di tentativo dell'altra persona, più che tentativo, qui ci può essere il ricontatto della persona che cercherà di rinfacciarvi, di farvi sentire male, di dire che la colpa è vostra, cercherà di minare la vostra tranquillità, la vostra felicità. Sentite, questa è una persona con la quale certamente ci sono stati 300.000 battibecchi e qui c'è proprio il disinteresse. Vedete queste carte come sono? La morte, do un taglio, la morte è morte, è chiusura del rapporto, do un taglio a questa situazione e me ne vado. E me ne vado e resto sola o solo. Qui c'è la chiusura di un rapporto, poi qui avevamo la figura del. Potrebbe essere anche che questa persona raccolga, cioè che da parte di tutte e due, anche questa persona potrebbe essere in silenzio nel futuro prossimo, eh? E magari più in là, un qualche tipo di riaggancio, ma non per tornare con voi, perché qui c'è da parte vostra che voi non volete riprendere l'iniziativa, c'è il bagatto al contrario.
C'è il bagatto al contrario, c'è il barlume di riprendere questa relazione, questa storia, o che possa essere un'amicizia, un rapporto con un parente, un rapporto con qualcuno, chiaramente io qui sono nel generico, voi non avete voglia di riprenderlo. Anche se in piedi c'era, qui c'è può essere anche una questione familiare, c'è un rapporto che in effetti esiste, un fratello, un collega, un amico, un fidanzato che in effetti... C'è questa figura, esiste questa figura, ma qui c'è il disinteresse, una figura che non è positiva per voi, una figura che è sempre lì, come se quelle figure che vi vedono felici e cercano di minare la vostra felicità e vogliono sapere i fatti vostri, vogliono capire, vogliono infastiditi dalla felicità altrui. Vedete, le stelle e il diavolo mi fa pensare un personaggio infastidito dalla felicità, dal benessere altrui, anche dal benessere, dal benestare di un'altra persona. Cioè, se tu hai qualcosa in più di lui, quello vuole mette bocca, vuole capire. Questa situazione qui, forse un po' di indecisione da parte tua, però qui le carte sono abbastanza, cioè quello che succede qui è che tu vuoi allontanarti da questa figura maschile. C'è la solitudine, c'è anche probabilmente il non parlare, il fatto che tu non comunicherai con questa persona, c'è riservatezza da parte tua, c'è chiusura, c'è la fine dei battibecchi per mettere silenzio, pace, qui è proprio come se la tua testa si dovesse azzerare da battibecchi, non ne vuoi sapere più di tutti questi battibecchi, di tutti questi litigi, vedete? Vedete questa persona qui con la mano sulla testa che dice non ce la faccio più, anche se qui c'è un'offerta che ti arriva, ma è l'offerta di un rapporto conflittuale. Il due di spade sono parole fredde, parole ciniche, due opinioni divergenti, due controparti che non si mettono mai d'accordo. C'è la solitudine, qui si stacca, almeno in questa settimana qui, tu ti allontanerai da questo personaggio, ma mi riesce che anche questo personaggio non è che farà chissà cosa per te. Perché c'è il re di Pentacoli e l'eremita, cioè anche questa persona se ne starà per i fatti suoi. Quindi io credo che possa essere anche una bella rottura definitiva, anche una bella rottura definitiva con lei che guarda altrove. Lei non c'è disperazione da parte di lei se tu sei la donna o se tu stai incarnando questa energia se sei al maschile. C'è una situazione qui che si è esaurita. Si è esaurita, non credo che anche da parte di lui si faccia chissà quale passo, eh? E se sarà più in là, saranno soltanto parole dure, parole cattive, parole di rinfaccio. Va bene? Quindi qui solitudine, vai a vedere anche l'altra stesa, perché addolcisce un pochettino questa, nel senso che ti parla anche di relax, di prenderti cura di te. Vai a vedere anche l'altra stesa. Allora, questa è la settimana a venire. Se volete fare un consulto privato, mi potete contattare a questo indirizzo email. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!